E andiamo poi a Tirol, Innsbruck, Spartak Mosca, vittoria per 2-0, Müller grande protagonista, il primo gol è comunque segnato da Roscher dopo uno scambio con Strobl. Ecco il gol che al 35esimo della ripresa mette in vantaggio la formazione austriaca e avvia in pratica il passaggio del turno. L'andata 1-0 per lo Spartak di Mosca, qui Roscher subito abbracciato proprio da Hansi Müller, sblocca il risultato. Rivediamo l'azione con la difesa sovietica che non appare troppo in grado di contenere gli avversari, c'è qualche incertezza e c'è il gol di Roscher. Il gol successivo è segnato invece proprio da Hansi Müller e fa piacere rivedere sulla scena europea ad alto livello un giocatore come Hansi Müller, che è molto bravo e non ha avuto forse la fortuna che meritava nel nostro campionato. Ecco Hansi Müller che piomba sul pallone e col suo sinistro batte Dazayev per il 2-0, esultando poi giustamente per aver portato alla qualificazione la sua squadra, che guadagna i quarti di finale della Coppa UEFA. È un po' un outsider. Ecco Dazayev, l'altro aspetto, come sempre l'altra faccia di un'azione del gioco del calcio. Rivediamo l'azione conclusa da Hansi Müller con il gol che ha dato alla Tirol Innsbruck la qualificazione ai quarti di finale della Coppa UEFA a spese della molto più qualificata, almeno sulla carta, Spartak Mosca, terza classificata nel campionato sovietico, che si è appena concluso con la vittoria della Dinamo Kiev.